Allora, voglio chiederti adesso delle definizioni o delle risposte proprio delle frecciate, perché sono un paio di argomenti che voglio, su cui voglio comunque farti dire qualcosa. Ho letto che nel teatro, il teatro per te tutto è nato dal disegno. Sì, in qualche modo sì. Infatti mi riferisco Perché? sempre all'arte, alla pittura poi. Io disegnavo moltissimo da ragazzina, da adolescente. Andavo malissimo a scuola. Purtroppo non è un vanto, però lo dico, anzi, studiate perché poi non c'è più tempo, il cervello pure si restringe. Però Lei andavo. malissimo perché? Perché studiavi poco? Studiavo poco, mi ricordo che i professori si lamentavano che avevo un quaderno per tutte le materie. Ero Immagino che poteva essere sto quaderno, stavo sempre all'istituto d'arte, mi mandavano sempre fuori perché ero iperattiva. Ma va? Sì, l'unica cosa in cui andavo bene, feci un corso, una scuola, un corso di teatro a Terracina, mi ricordo, imparai tutti i personaggi a memoria di Goldoni, Arlecchino Servitor di Due Padroni, quello sono riuscita a farlo. Ho sempre fatto solo quello che mi piaceva, non è una dote, perché invece poi dopo, grazie appunto anche alla scuola di proietti che ho fatto a questa insegnante, Leda Lo Iodice, bravissima insegnante di danza, eccezionale ballerina, io amavo moltissimo ballare, ma scappavo sempre dal corso perché lei ci obbligava a fare la sbarra, La non capivo regola, l'utilità. certo. Invece mi ha aperto un mondo, lo studio del corpo è nato tutto dal Dal disegno disegno. perché io nel disegno mi esprimevo e ho peccato che non li ho portati, vedi, mi sarebbe piaciuto Ci sarà portarli. un'altra occasione, non ti Sì, e preoccupare. facevo tantissimi disegni con questa. Senti, io mi riavvicino al Sì, librone della prego. memoria perché Comunque ci disegno è gustiamo. senza. Mi ricordo che dicevo, se c'era il foglio bianco, io trovavo anche solo un puntino nero. Io non lo buttavo, dicevo, devo partire da questo puntino, lo devo trasformare. Bellissimo. Senti, dicevo, volevo riattingere alla memoria di retroscena per gustarci qualche secondo di Ero Purissima. Sì. Io non c'ho pietà per mio figlio. Per tutte le volte che m'alzate le mani. Non c'ho nessuna pietà per lui. Per tutte le volte che m'hai fatto sentire nessuno. Mo devo cancellare dall'occhio, ci devo riuscire. Mo devo scordare. Perché mi sparisci sotto terra? È mio figlio. Io non te penso più. Sto a parlare del mio figlio. Scordami che te do, figlio! Guardami, sto a tuo padre, guardami! Colpa sua se sono ridotto così! Colpa sua! Ma non c'è stavo qua! Ma non c'è stavo! Non ti avvicina! Faccia la pazzia! Stasera cambia seratura! Sono arrivato vecchio per farmi mettere mani addosso da mio figlio! Sto schifoso! Hai capito, sì! Sei fallito! Papà! Hai capito, sì! In altre parole ti ammazzo! Quanto è per il Dio che sparo! Allora, Ero Purissima, scritto nel 2003, noi l'abbiamo visto nel 2007 al Teatro India, abbiamo riconosciuto anche Paolo Sassanelli insieme a te. A me interessa la violenza nella leggerezza. È Sì. bellissimo questo ossimoro, come si dice, questo contrasto stupendo, la violenza nella leggerezza. Che volevi dire? Volevo dire quello che hai detto, la violenza nella Dice più leggerezza. chiaro di così. No, che quando scrivi mi interessa i personaggi violenti. Quando scrivi è chiaro che ci deve essere un conflitto, insomma, il teatro deve essere un momento di Certo, conflitto, no? Anche assolutamente. perché a me piacciono le cose brevi, Si nutre di quello, insomma, il teatro, si sa. però appunto non deve essere un conflitto che si autocelebra, per cui sempre con una leggerezza come nella vita, no? Nella Perfetto. vita anche la violenza non esce fuori.
c'è anche la violenza sottile dei rapporti, la certo. violenza come la violenza non è solamente eclatante, insomma, non si preannuncia con squilli sì. di tromba tutte in le Taxi volte. Driver, a parte il gesto violento della strage, ma lui è proprio un personaggio di per sé violento, per esempio, no? Anche nel suo modo di certo. ragionare o di portare la prima volta che esce con una donna a vedere un film porno. Quella è una forma di... anche l'ottusità può essere una certo. violenza. Senti, è un'altra cosa bellissima, un'altra cifra stupenda dei tuoi personaggi è l'uso del romanesco. Allora, tu l'hai già parlato, però io non posso far finta che tutto sia già assodato, magari hai anche elaborato qualcos'altro. Però, per esempio, mi ha colpito molto quando hai detto che del romanesco ti piace l'arroganza poetica sì. e che con un romanesco si possono far dire le cose più poetiche ai personaggi senza mai cadere nella volgarità, sì. ma dando delle immagini, no? Sì, molto sì, belle. Sì, è vero, io penso questo moltissimo, ma non è che mi sono inventata niente, basta guardare anche Pasolini, a Cattone, mi ricordo la prima volta che l'ho visto, ero già grande, mi sembrava di vedere di sentire un CD musicale, cioè lo potevo sentire 200 volte quel film proprio. Però se ci pensi, quei personaggi, ecco, per tornare alla politica, anche attraverso il romano, non è che parlano della loro condizione, la fanno arrivare allo spettatore, ma i loro dialoghi sono: c'hai i calzini che ti puzzano i piedi, ammazza se ti togli queste scarpe, ammazzi, cioè, compra del DDT, cioè, no? Uno poi pensa a Pasolini, invece questi dialoghi di una, al di là di questo piccolo dettaglio, sì. Il romano io l'ho imparato a San Lorenzo quando sono andata a vivere, io ho vissuto a Terracina da piccola, sì. sono cresciuta lì e poi insieme a Marco Tecce, questa persona a cui tra l'altro devo molto, ho vissuto 10 anni con lui a San Lorenzo e lì ho imparato il lì romano. È stato, insomma. Sì, sì. Senti, volevo far vedere adesso a te e ai nostri telespettatori un filmato che non riguarda i tuoi spettacoli, assolutamente no, ma forse potrai provare qualche emozione. Sì. Vediamolo insieme e non voglio dire altro per il momento, poi dopo lo spiego. Inutile negarlo, disoccupazione è il nome che prende il fallimento quando si fa la coda davanti allo sportello dell'INPS. Cervello le nostre figure in coda. Lo sportello aprirà tra poco, ci hanno assicurato. La targa mi fissa da sopra il vetro chiuso. Sono riuscito a non pronunciare quella parola mentre compilavo il modulo per la richiesta del sussidio e mentre cercavo nei cassetti il certificato e il libretto. Lo sportello si è riaperto. La targa malattia, maternità, disoccupazione riacquista un significato operativo. Non vedo l'ora di andarmene da qui. Ogni minuto che passa in questa coda si aggrava la mia condizione. Sì, è così. Se fossi in qualunque altro posto del mondo, non sarei disoccupato, sarei libero. Mi affaccio allo sportello. Lavoratore dello spettacolo, disoccupazione. L'impiegata mi guarda per una frazione di secondo. È una di quelle donne equilibrate con la pelle trasparente e i colori discreti che invecchiano prosciugandosi con lentezza. Si vede che è stanca, è in prima linea, è il suo lavoro. Cade il silenzio sulla sua schiena piegata a scrivermi la ricevuta. Mi piace andare a teatro, dice lei timbrandomi e mi sorride. Chissà che cosa pensa del mio lavoro, visto da qui. Quale alone romantico ha per lei la parola teatro? In fondo, sono solo una pratica da sbrigare. Però ha sorriso.